ti abbiamo sentito parlare in conferenza stampa prima del tuo percorso, poi del percorso insomma anche di quella che è la musica di oggi. Mi è piaciuto molto questo riferimento al discorso della musica estera, straniera, insomma, che prende spunto da quella italiana. Quindi bisognerebbe fare molto più questo piuttosto che il contrario. Ma come tradizione, molta musica che adesso sentiamo, musica americana, musica inglese, britannica. Ecco, solo un secondo che finisco di fare l'intervista, poi dopo facciamo la foto. Allora, sì, in realtà ci sono queste influenze della musica tradizionale italiana, la musica, la melodia siciliana, la melodia napoletana, insomma, che hanno ispirato moltissimi gruppi, come nel cinema, cioè, considerato il grande maestro del cinema, la musica, Morricone, no? Per cui band inglesi famosi, cioè, i Radiohead hanno detto che si sono ispirati a Roberto Muro, alle melodie di Muro, ma tante altre band si sono ispirate alle melodie di Morricone. Cioè, il senso melodico italiano è veramente qualcosa riconosciuto in tutto il mondo. Senti, bello anche il riferimento ai talent e a come dovrebbe secondo te insomma rinascere la musica proprio dai live. Questo secondo me è un bel messaggio anche proprio per i giovani. Uno tra l'altro ti ha consegnato proprio adesso un suo CD, insomma, questo è un po' il sogno di tanti ragazzi, però bisogna dare anche un messaggio forte, perché insomma poi alla fine questi sogni si infrangono. Si infrangono, ci sono tanti ostacoli e forse vuol dire proprio per gli ostacoli stessi che devono essere superati con ancora più pazienza e più forza. Però gli ostacoli servono apposta per crescere, per rafforzarsi. Hai detto, non mi importa se Arezzo Wave è ridimensionato, per me l'importante è essere ad Arezzo Wave. Sì, è esattamente questo. Io adesso non so, per me Arezzo Wave non è una questione di nostalgia o di quello che è. Io so che ci sono stati dei problemi in questi anni, Arezzo Wave ha avuto tanti problemi, ma il festival per me rimane sempre uno dei festival più importanti. Il nome di Arezzo Wave, oltretutto con tutte le collaborazioni che fa anche all'estero, con tante altre rassegne all'estero, insomma è un marchio, è un'istituzione italiana della musica rock molto forte, e così deve restare.